Carissimi fratelli e sorelle, siamo radunati intorno al sepolcro dell'Apostolo Andrea per invocare ancora una volta che si rinnovi il segno venerabile della manna. Ci accostiamo a questo santo luogo consapevoli della nostra indegnità, ma altrettanto sicuri dell'intercessione del nostro beato celeste patrono. Chiediamo al Signore che accresca in noi la fede ricevuta nel battesimo, affinché possiamo essere trovati degni della sua benevolenza per essere esauditi nella nostra preghiera. Per questo diciamo insieme: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A Maria Immacolata, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Sparata era, exclamavit et dixit, o bona crux, Deo desiderata, et iam concupiscenti animo preparata, secundus et gaudes venio a te, vita et tu exultans suscipias me. Discipulum eius qui perpendit in te. Preghiamo. Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nella festa dell'Apostolo Andrea. Egli che fu annunziatore del Vangelo e pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro intercessore nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo la manna. Antonio.
fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio per averci ancora una volta manifestato i prodigi del suo amore e cantiamo insieme. Te Deum laudamus.